Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di pensioni di agosto e annunciamo il probabile calendario per quanto riguarda il ritiro in posta e in banca. Vediamo subito insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Se volete inoltre potete abbonarvi al canale schiacciando il tasto abbonati e donare una piccola cifra per supportarci e continuare a pubblicare contenuti sempre più aggiornati. Gli abbonati potranno partecipare a un video esclusivo in cui risponderemo alle domande e ai vari dubbi sulle pensioni. Partiamo subito con il video. Come abbiamo detto in un video pubblicato gli scorsi giorni, le pensioni di agosto potrebbero essere più ricche per alcuni pensionati. Stiamo parlando nello specifico di quelli al minimo che lamentano di non aver ancora ricevuto gli aumenti sulle minime più gli arretrati. Ebbene, agosto in tal caso sarà il mese decisivo, quindi alcuni pensionati troveranno il cedolino sicuramente più ricco. Ovviamente chi ha già ricevuto l'aumento, ovvero gli arretrati, non li riceverà anche ad agosto. Ma passiamo subito al calendario per quanto riguarda il ritiro. Vediamo insieme quali dovrebbero essere le date per il ritiro in posta e in banca delle pensioni di agosto 2023. Sia per chi ritira i soldi in posta e in banca, il pagamento scatterà martedì 1 agosto, essendo appunto un giorno bancabile anche per quanto riguarda la banca. Per quanto riguarda invece il calendario scaglionato, come sempre in posta, le pensioni saranno ritirate in ordine alfabetico scaglionato per cognomi. Vediamo dunque insieme quale potrebbe essere il calendario per il ritiro in posta. Lettere dalla A alla B martedì 1 agosto, lettere dalla C alla D mercoledì 3 agosto, lettere dalla E alla K giovedì 4 agosto, lettere dalla L alla O venerdì 5 agosto, lettere dalla P alla R sabato mattina 6 agosto e infine lettere dalla S alla Z lunedì 8 agosto. Quando in ogni caso sarà disponibile il calendario ufficiale lo comunicheremo con un video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.